Tra i molti atti di coraggio individuale contro il fascismo, quello di Violet Gibson è stato in gran parte dimenticato. E se il colpo della Gibson avesse fatto centro? Dotata di vivace intelligenza e profondo spirito di indipendenza, fu fin dalla giovinezza in contrasto con la famiglia e le convenzioni sociali imposte alle donne del suo rango. Avrebbe potuto condurre un'esistenza comoda e agiata, ma decise di seguire un'altra strada. The Honorable Violet Albina Gibson nacque a Dublino il 31 agosto 1876. Era la settima figlia degli 8 figli di Edward Gibson, avvocato e politico irlandese, nominato barone di Ashbourne nel 1885 e Lord Cancelliere d'Irlanda. La madre, invece, era Lady Frances Coles. Suo padre era conservatore, mentre la madre divenne una cristiana scientista, con l'aspettativa che la nuova religione di Mary Baker Eddy l'avrebbe portata a una salute più forte. Riteneva che la malattia derivasse dal peccato e sosteneva che la guarigione potesse venire solo dalla preghiera e non dalla medicina. Violet crebbe a Merrion Square, a Dublino, e soffrì di gravi problemi di salute per tutta la sua vita. Ebbe la scarlattina all'età di 5 anni, la peritonite all'età di 14, la pleurite a 16 anni e la rosolia a 20 anni. Fin da giovane mostrò un carattere violento e irascibile. Poco più che ventenne, Violet si interessò alla teosofia. La principale credenza della teosofia era che la vita e tutte le sue diverse forme, umane e non umane, fossero indivisibilmente una cosa sola. Lo scopo della teosofia era quello di costruire una fratellanza universale senza discriminazioni di alcun tipo. Suo fratello William, che lei ammirava, si convertì al cattolicesimo e iniziò a lavorare nei bassi fondi di Londra per aiutare i poveri. Violet lo accompagnò spesso in alcune delle zone più povere e questo le aprì gli occhi. Mi insinuavo e mi trattenevo tra la gente e mi recavo soprattutto dove vi fossero delle persone umili e le soccorrevo con i miei denari per diventare anche io povera come loro. Io volevo vivere la vita loro. Ella alla fine seguì l'esempio di suo fratello e divenne cattolica nel 1902. Il padre espresse grande delusione per questa decisione e il rapporto con i figli si frantumò. Inoltre, convertirsi al cattolicesimo nell'Irlanda dell'alta borghesia anglo-orientata era sinonimo di degradazione. Come molte altre giovani donne dell'alta borghesia privilegiata, fu presentata come debuttante a corte durante il regno della regina Vittoria. A 21 anni, Violet iniziò a ricevere un reddito privato da suo padre, che la rese finanziariamente indipendente e poté così viaggiare. Visitò la Francia, la Germania e la Svizzera e iniziò ad interessarsi alla filosofia e alla politica. Nel 1905 ci furono diversi decessi nella famiglia Gibson. Per far fronte al suo travolgente dolore, Violet si trasferì da Dublino a Londra, dove incontrò un artista. I due si innamorarono perdutamente e si fidanzarono quando Violet aveva 32 anni. Ma tragicamente il suo fidanzato morì un anno dopo, il che la lasciò completamente addolorata. L'anno successivo Violet si ammalò. L'unica diagnosi che i medici le offrirono fu influenza o un disturbo nervoso chiamato isteria. Nel 1913 il padre di Violet morì ed ella andò a Parigi, dove lavorò per varie organizzazioni pacifiste, venendo poi schedata da Scotland Yard. Già all'epoca amava profondamente l'Italia e iniziò ad impegnarsi nelle maggiori campagne progressiste di quel tempo. Nel 1914 a Parigi si unì al movimento contro la guerra e aderì al Congresso Internazionale delle Donne per la Pace, lavorando a fianco della socialista Sylvia Pankhurst.
Con il tempo diventò un ardente militante antifascista e nel periodo dell'ascesa del fascismo in Italia entrò in contatto con gruppi di cattolici italiani che si opponevano all'avanzata delle camicie nere. Più tardi, quell'anno, ella contrasse la malattia di Paget, un tipo di cancro, e subì una mastectomia sinistra che le lasciò una cicatrice di circa 23 cm sul petto. Di nuovo ammalata, dovette tornare in Inghilterra. All'età di 40 anni fu operata per appendicite e peritonite. Sfortunatamente, l'intervento non andò a buon fine e soffrì di dolori addominali cronici per il resto della sua vita. Nel 1916 divenne poi seguace dell'antroposofia steineriana. In seguito, ella divenne discepola dello studioso gesuita John Fallon Pope. Fu allora che iniziò a diventare ossessionata dall'idea dell'uccisione e del martirio, senza dubbio ispirata dal fatto che aveva sperimentato tanta morte nella sua stessa vita. Nel 1922 Violet dovette fare i conti ancora una volta con la morte. Questa volta morì il suo amato fratello Victor, a cui era molto legata. Un mese dopo, all'età di 46 anni, ebbe un esaurimento nervoso e tentò di accoltellare prima una cameriera e poi un paziente in ospedale. Fu dichiarata pazza ed internata in un istituto mentale per 2 anni. Quando fu finalmente rilasciata, Violet partì per Roma con la sua infermiera privata, Mary McGrath. All'epoca Enid, un'amica intima di Violet, era certa che ella avesse intenzione di uccidere qualcuno in Italia. Violet e la sua infermiera si stabilirono in un convento italiano, in una zona popolare ad alto tasso di criminalità. Violet si convinse sempre più che uccidere fosse il sacrificio che Dio le stava chiedendo. Ella riuscì ad entrare in possesso di una pistola e poi tentò il suicidio. Era il 27 febbraio 1925. Violet salì nella sua stanza, lesse la Bibbia e poi si sparò al petto. Miracolosamente il proiettile mancò il cuore. L'infermiera, Mary McGrath, disse poi che ella voleva morire per Dio. Nel marzo 1926 morì la madre, un mese prima dell'attentato a Mussolini. Era il 7 aprile 1926. Quella mattina Violet lasciò il convento dopo colazione. Nella tasca destra aveva una rivoltella avvolta in un pezzo di stoffa nero e nella tasca sinistra portava un sasso, nel caso avesse dovuto rompere un vetro per arrivare alla macchina d'ordinanza di Mussolini. Ella stringeva anche l'indirizzo della sede del partito fascista, scritto su una busta. Aveva letto sul giornale che nel pomeriggio Mussolini sarebbe stato al Palazzo dei Conservatori. Era determinata a far terminare la sua vita. Intanto, presso il porticato del Palazzo dei Conservatori, la macchina d'ordinanza attendeva Mussolini a seguito di un'assemblea del Congresso Internazionale dei Chirurghi, alla quale aveva tenuto un discorso sulle meraviglie della medicina moderna. Tra la folla, un gruppo di studenti intonò Giovinezza. Il capo del governo si fermò ad ascoltarli. Poco più in là, nessuno notò una donna sulla cinquantina, minuta, vestita di nero, con i capelli bianchi raccolti con grazia dietro la nuca. Era appoggiata a uno dei lampioni della piazza. Nessuno tantomeno notò che ella estrasse dalla tasca del cappotto una rivoltella. Quando Mussolini giunse a pochi passi da lei, Violet gli puntò la pistola alla testa e sparò. Mussolini spostò la testa all'indietro per salutare la folla con il saluto romano. Il proiettile gli sfrecciò sul viso e gli sfregiò il naso. Violet tentò di nuovo, ma la pistola si inceppò. In quel preciso momento il tempo si fermò per Violet, mentre chiudeva gli occhi e aspettava che la morte scendesse su di lei. Ella, infatti, fu quasi linciata sul posto dalla folla inferocita. Ma la polizia intervenne e trascinò via la donna gravemente malconcia e contusa, semicosciente, in una stanza contenente il colossale piede di marmo dell'imperatore Costantino. L'attentato era fallito. Mussolini era ancora vivo. Il leader fascista restò calmo e disse: «Niente paura, è una sciocchezza». Si fasciò il naso e proseguì la sua sfilata. Solo qualche anno dopo, egli ammise che, sebbene pronto a una bella morte,
non gli sarebbe piaciuto passare a miglior vita per mano di quella che lui definì una vecchia, brutta e ripugnante donna. Tuttavia, delle quattro persone che tentarono di assassinare il duce, Violet fu quella che ci arrivò più vicino. Il tentativo di assassinio innescò un'ondata di sostegno popolare per Mussolini, che consolidò il suo controllo sull'Italia. Il giorno dopo l'attentato, Mussolini compì un viaggio in Libia e si mostrò a Tripoli con un vistoso cerotto sul naso, come testimoniano le foto dell'epoca. Inoltre, secondo il giornalista Bruno Vespa, fu in quell'occasione che Claretta Petacci scrisse al duce una lettera di felicitazioni per lo scampato pericolo con cui egli la notò e volle conoscerla, legandola in seguito al suo destino. Intanto, in Europa, si iniziò a parlare di Violet e il presidente del consiglio irlandese, William Thomas Cosgrave, si affrettò a scrivere a Mussolini che l'infame attentato era rappresentazione di profonda indignazione sull'isola. Anche Giorgio V d'Inghilterra inviò auguri di pronta guarigione a Mussolini, condannando l'atto della Gibson. La famiglia di Violet, preoccupata dell'impatto che le sue azioni avrebbero potuto avere sulla loro reputazione, inviarono lettere di scuse al governo italiano. Durante gli interrogatori al carcere delle Mantellate, Violet non si mostrò mai pentita del gesto commesso, rispose lucidamente a tutte le domande e confermò di aver avuto l'intenzione di uccidere Mussolini. Inoltre, infine, negò di avere dei complici. A seguito di diverse testimonianze, oggi possiamo appunto affermare che Violet inizialmente si dichiarò pazza. Inoltre, disse ai suoi interrogatori di aver sparato a Mussolini per glorificare Dio. In prigione dovette affrontare una serie di visite mediche e 20 giorni di visite psichiatriche. 4 mesi dopo il tentativo di omicidio, un rapporto di 61 pagine dichiarò che la Gibson soffriva di paranoia cronica. L'infermiera McGrath in seguito rivelò che in passato la donna era già soggetta a brusche crisi nervose e che qualche anno prima aveva improvvisamente aggredito un'amica con un temperino custodito nella borsetta. La McGrath in seguito venne a Roma per testimoniare sullo stato di salute della Gibson. Venne ordinata anche una visita ginecologica completa. Non furono riscontrate anomalie, ma la sua indipendenza, la rabbia violenta e la sua propensione all'automutilazione e all'autolesionismo erano prove sufficienti per dichiararla pazza e per evitare che la Gibson fosse processata come criminale politico. Dopo 13 mesi di reclusione, con il consenso delle autorità italiane, Violet venne espulsa dall'Italia. Ella venne portata in Gran Bretagna. Prima di andare, Violet scrisse una lettera di ringraziamento al suo carceriere. «Per favore, sia così gentile da offrire i miei ringraziamenti anche al direttore». Poi lasciò che sua sorella, alcuni agenti di polizia e diverse infermiere l'accompagnassero sul treno. Arrivata a Londra, fu portata in taxi all'ospedale di Harley Street e fu visitata da 2 medici che firmarono la diagnosi che il 14 maggio 1927 la portò ad essere rinchiusa in manicomio. Violet trascorse il resto della sua vita nell'ospedale psichiatrico St. Andrews a Northampton, nonostante le ripetute suppliche per il suo rilascio. Il 2 aprile 1930 fu trovata con un cappio al collo. Fu salvata da un'infermiera. Dopo aver trascorso 20 anni in manicomio, la sua salute mentale iniziò a peggiorare. Ella passava il suo tempo in solitudine, dando da mangiare agli uccellini nel parco dell'ospedale. Inoltre, scrisse molte lettere indirizzate alla sua famiglia, a Winston Churchill e alla principessa Elisabetta, futura regina d'Inghilterra, ma non furono mai spedite. Nelle lettere Violet proponeva piani per il miglioramento del mondo e chiedeva di essere liberata. 19 maggio 1940. Egregio signor Churchill, qualcosa di realmente concreto deve essere fatto per facilitare il mio rilascio. È assurdo andare in guerra e sacrificare tutte queste vite umane per la libertà e la giustizia dell'individuo e allo stesso tempo non fare nulla per un caso come il mio. Mi liberi. 18 novembre 1947. Sua Altezza Reale, nel momento più felice della vostra vita avanzo questa richiesta, che scriviate al governo italiano dicendo che sarete felice
se sarò dimessa da questo ospedale psichiatrico, cosicché io possa entrare in convento. Io sto semplicemente sperando che voi abbiate un cuore. Io sono vecchia. Se mi ridarete la libertà, sono sicura che questo atto di buon cuore vi sarà di benedizione per il vostro matrimonio. Sinceramente vostra, Violet Gibson. Nel corso degli anni, alcuni dei suoi amici tentarono di contattarla, ma le lettere non le furono mai recapitate. Nel gennaio 1951 la Gibson si ammalò e iniziò a perdere molto peso. Violet morì a Northampton il 2 maggio 1956 all'età di 79 anni e il suo corpo fu sepolto nel cimitero di Kingsthorpe. Nessuno assistette alla sua sepoltura. Nel 2014 la storia di Violet Gibson fu portata ad un pubblico più vasto grazie ad un documentario radiofonico realizzato grazie alla biografia La donna che sparò a Mussolini di Frances Stoner Sanders. Il documentario fu successivamente la base del film Violet Gibson, The Irish Woman Who Shot Mussolini. Anche la canzone di Lisa O'Neill, Violet Gibson, celebra quelle che sono le sue azioni. Sicuramente, se l'attentatore fosse stato un uomo, se ne sarebbe parlato e scritto di più. Ma si trattava di una donna che aveva commesso un atto impensabile. Per questo andava dimenticata, cancellata.